passione verso, cioè, un futuro. Io ho i capelli bianchi, però credo in un futuro. Allora, quando io ero giovane, c'era un sociologo americano, Marshall McLuhan, che parlava del futuro, siamo alla fine degli anni 60, e il futuro si sarebbe, le città sarebbero sparite, secondo lui, e si sarebbero creati dei villaggi totali, cioè la digitalizzazione, la modernità avrebbe fatto sì che la città sarebbe stata superata e la gente avrebbe potuto vivere relazionandosi con tutti e lavorando e quindi guadagnando, producendo anche in luoghi lontani. Allora, questa può sembrare, cioè per anni è sembrata un po' una cosa così da nerd, da americano un po' pazzo, però oggigiorno vorrei dirvi che a San Primo, nella casetta dove io passavo le mie estati, appunto famiglia medio borghese che aveva la casetta a San Primo, in quella casetta abita un ragazzo, un signore, non so, 30 anni, 35, non so quanti ne abbia, che lavora, non so cosa faccia, però vive lì e lavora. Un po' più in giù, a Piano Arancio, ho conosciuto un altro, io li chiamo ragazzi, magari non avrà 40, 50, non so, un altro personaggio molto interessante che vive a Piano Arancio, che anche Piano Arancio non è una bellezza, però lui è lì, lui e la compagna, la moglie, non so, e vivono, abitano e funzionano e lavorano tutti e due. Un po' più in giù ancora abbiamo delle persone, una che lavora, uno che lavora appunto con il computer a Milano, però abita proprio nei boschi. Allora, questo potrebbe anche essere il futuro, cioè immaginiamo anche un futuro in cui, soprattutto in posto come San Primo, che è una montagna, mezza montagna, perché c'è in giro tutta la città dappertutto, che magari lì qualcuno andrà a vivere e riuscirà a lavorare, starà benissimo e respirerà l'aria pura. Beh. Comunque grazie.